Buongiorno e benvenuti a questo ultimo webinar per quanto riguarda Python e Python per Data Science. E prima di dare la parola a Luca Coviello, che anche per quest'oggi vi porterà nel magico mondo di Python, vorrei soltanto ricordarvi tutte le attività che sono relative alla formazione GAR, che sono tante, ci sono tante anche sorprese per quanto riguarda il prossimo mese. E a questo punto vi rimando sia per essere informati che per avere tutte le informazioni sul materiale, anche quello del corso di Luca di oggi, dove potrete trovare sia le registrazioni che le presentazioni, che anche lo spazio poi di discussione sul forum. Vi rimando al nostro sito, quello della formazione GAR, learning.gar.it. E a questo punto passo la parola a Luca e buon webinar. Buongiorno a tutti, grazie di essere qua e grazie a Gabriella per la presentazione. E come già anticipato da lei, benvenuti all'ultimo webinar di Python per Data Science, di questo breve viaggio che ci ha portato a esplorare quello che è possibile fare con Python e quanto riguarda l'analisi dati. E comincerei subito quindi come ormai ho sempre fatto, proponendovi questa presentazione di Mentimeter, di partecipare per avere un piccolo feedback su quello che è stato il terzo webinar, quindi l'evento della settimana scorsa. Intanto provo a scrivere il codice in chat, quindi il sito è sempre lo stesso, è www.menti.com e il codice che dovete inserire è quello lì. Quello che vedremo oggi è, innanzitutto termineremo l'esempio di classificazione che abbiamo cominciato l'altra volta, che comunque vi è stato allegato, quindi spero abbiate avuto modo di leggerlo e di vedere se ci sono, di arrivare preparati con dei dubbi e delle domande in questa lezione. E poi vedremo un esempio di clustering, che è quello che un po' mi è colto di notare che era un po' la cosa più interessante. Dubito che riusciremo a vedere un esempio di regressione. Quindi vediamo classificazione ma non regressione. Vi ho messo però un link di un tutorial che trovo tra i vari, ho trovato abbastanza, diciamo, non troppo dettagliato dal punto di vista di un sacco di altri aspetti che sicuramente sono importanti, rischia di perdere un po' dentro e diciamo che arriva un po' dritto al punto verso quella che è la regressione. Lo troverete poi nel notebook che caricheremo a fine lezione. Vedo che comincia ad esserci qualcuno già presente all'interno di Menti, quindi io comincerei innanzitutto con la prima domanda, quindi riguardo al webinar quindi della settimana scorsa, quindi quello relativo alla classificazione, potete scrivere se siete in accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni, quindi se avete effettivamente, se siete riusciti a imparare qualcosa di nuovo, anche dal punto di vista proprio che vi sentite di averle imparate queste cose, e non semplicemente di averle viste e sapete che esistono, ma che siete riusciti, insomma, a sperimentarle, se era ben organizzato, se è stato semplice o da seguire, e se siete riusciti a completare facilmente gli esercizi, che in particolare erano, beh, di rivedere il notebook che vi ho girato, ma anche di trovare un dataset pubblico e di provare a giocarci un po', che fosse vostro o che lo trovaste su internet come una risorsa. Quindi, ok, vedo che riguardante gli esercizi c'è sempre qualche, diciamo, la media è sempre un po' più bassa. Questo probabilmente è dovuto al fatto che comunque durante le lezioni non riusciamo a vedere tutti i possibili casi, tutti i possibili problemi che si possono presentare. Quello infatti che cerco di fare, insomma, innanzitutto di darvi la possibilità di farmi domande, quindi se avete dubbi riguardanti gli esercizi, ciò che avete fatto, assolutamente fatelo, più che volentieri rispondo. E ovviamente anche è molto facile trovare dei problemi dalla qualità dei dati, dal tipo di dato, dalla pulizia, da come trattarlo, da come unire due tabelle, fino a fare i plot, capire Pandas cosa vuole, Matplotlib, quali sono tutte le specifiche di quello che bisogna dare. Quindi chiaramente
Molto, molto spesso, non lo vediamo nei webinar perché io preparo, chiaramente preparo i notebook in modo che funzionino senza troppi problemi. Però poi quello che succede in pratica, in realtà succede a tutti, a me per primo, è che spesso mi ritrovo a combattere contro degli errori che innanzitutto devo cercare di capire e poi una volta magari si spende mezz'ora per cercare di fare un singolo plot. Però chiaramente questi plot, questi grafici poi possono racchiudere molto significato, che quindi è comunque tempo ben speso. Ok. C'è anche appunto una slide sulla quale potete scrivere, potete inserire dei feedback, dei suggerimenti, dei punti di vista, qualsiasi cosa che poi a fine lezione io spesso insieme ai colleghi del GARP poi vediamo assieme e cerchiamo di capire. Questo relativamente appunto alla settimana scorsa. Inoltre, se aveste domande, lascio qua aperta una slide per fare qualsiasi tipo di domande, sono anonime, che siano base, che siano molto dettagliate, io rispondo, beh, spero di riuscire a rispondere sicuramente a quelle base e magari quelle dettagliate o le rimandiamo offline o le cerchiamo un attimo assieme all'interno del webinar. Possono essere quindi domande relative agli esercizi che avete fatto, tanto ora riprendiamo comunque l'esempio di classificazione, e relative alla data science in generale o relative anche poi a quello che vedremo oggi durante il corso, quindi l'esempio di clustering. Detto questo, apro quindi l'esempio di classificazione che vi è stato chiesto caricato in piattaforma e cerchiamo un attimo di rivederlo dall'inizio per insomma, inquadrare bene quello che stava succedendo. Magari dopo una settimana di distanza, è possibile che non si ricordi perfettamente tutto. Okay. Spero si veda, se non si veda fatemelo sapere in chat, come dimensione intendo. Ok, quindi. Quello che facciamo come prima cosa, innanzitutto all'interno di un notebook, è avere una cella di solito di importazione, in cui importiamo le librerie che ci possono servire. Ormai abbiamo imparato a conoscere bene Matplotlib, quindi la libreria per plottare, per fare grafici, NumPy, questa libreria che ci permette di utilizzare gli array multidimensionali in Python, e di avere insomma anche molte, diciamo, di riuscire a manipolarli in maniera molto comoda ed efficiente, ma soprattutto efficace. E poi abbiamo questa libreria, Scikit-learn, in cui abbiamo scoperto che dentro ci sono dei dataset. Per esempio abbiamo usato il dataset Iris, quello relativo ai fiori nel primo webinar, e nel terzo abbiamo utilizzato quello relativo alle cifre scritte a mano nelle immagini. Infatti possiamo, all'interno da Scikit-learn possiamo importare dataset, ma possiamo anche importare altri sottomoduli che sono per esempio SVM, quindi un modulo relativo alla classificazione utilizzando la tecnica delle macchine a vettori di supporto, le Support Vector Machine, Neighbors, quindi la classificazione legata ai vicini, quella che in particolare abbiamo visto l'altra volta, il KNN, che è Nearest Neighbor, la rivediamo tra poco, modelli lineari, quindi per fare classificazione con modelli lineari. E in generale un modulo che contiene metriche di vario tipo che possiamo utilizzare. Dopodiché importiamo anche un'altra funzione che ci viene molto comoda quando dobbiamo fare uno split di dati, li vediamo anche tra poco. Ok, avevamo caricato il dataset digits, semplicemente dataset.loadDigits, e avevamo un attimo stampato, plottato con Matplotlib quello che conteneva. Avevamo visto che abbiamo plottato una decina di immagini. Abbiamo utilizzato Matplotlib con la funzione show, che sta per show image praticamente, impostando una color map, che è la gray reverse, quindi stampa in bianco e nero, dove lo sfondo, cioè il valore 0, diventa bianco. Invertiamo quindi i colori, no? Invertiamo il bianco e nero abituale, così per vedere il numero, diciamo, l'intensità, dove è più scuro vuol dire che è più intenso il colore. Proseguendo, questo era il codice di come era nell'esempio originale per stampare le immagini. Ok, andando avanti, abbiamo preso innanzitutto, abbiamo fatto questa operazione di reshaping del dataset. Questa operazione di reshaping del dataset si era resa necessaria per questo motivo. Innanzitutto, digits.images è un multidimensional array, un NumPy array, ce lo dice qui all'inizio. E vediamo che è in particolare tridimensionale perché vediamo tre parentesi quadre all'inizio. Comunque possiamo anche ispezionare la shape di questo array, vediamo che era 1797,88. 1800, diciamo, è il numero di immagini che abbiamo. 8x8
è la risoluzione delle immagini, 8 pixel in verticale e 8 pixel in orizzontale. Quello che succede con le librerie di Shift Learn è che tutte, indipendentemente dal tipo di dato, accettano una shape dell'array, quindi abbiamo il nostro dataset, che siano immagini, che siano segnali audio, che siano feature, sì, siano colonne di una tabella. Vogliono un input del tipo numero di sample, virgola, numero di features. In questo caso, le feature che noi abbiamo all'interno delle immagini sono pixel 8x8, sono 8x8, 64 pixel in totale. Quindi dobbiamo essenzialmente ottenere un array di tipo n, diciamo, 1797,64. Questo equivale a prendere ogni fila di pixel e concatenarla una a fianco all'altra, quindi ottenere un vettore molto lungo che non è nient'altro che tutte le righe o tutte le colonne. Basta che, diciamo, che sappiamo quello che stiamo facendo e siamo sempre consistenti. Ok, per fare questo abbiamo preso numero di sample, che sarà quindi appunto la prima dimensione del nostro data array, e avevamo fatto un reshape, questa è una funzione di NumPy, quindi andiamo ad agire su images, lo facciamo un reshape, diciamo che la nuova shape, di qua gli passiamo una tupla, è numero di sample, 1797, meno 1. Meno 1 sta a significare, ok, questa riempila tu con quello che ti rimane. Siccome il numero di valori non cambia, sono sempre 1797 per 8 per 8, noi diciamo, ok, sono 115.000 valori. Quello che facciamo è dire, ok, sono 1797 per, riempi tutto quello che rimane, sarà 64. Quindi abbiamo fatto questo reshape, e a questo punto data.shape è appunto 1797 per 90, 64. Quindi questa è la nostra nuova shape. Quello che è interessante in realtà è che dentro a images, dentro al dataset digits, oltre ad esserci images, che sono appunto le immagini 8x8, c'è anche data, che è già pronto per essere utilizzato dal classificatore, che è la cui shape è questa qua, 1800x64. Spesso però questo non succede, soprattutto se le immagini sono nostre, e quindi ho preferito far vedere come si può ottenere lo stesso risultato utilizzando la funzione reshape. Ok, in questa cella ci sono presenti tre classificatori. Innanzitutto utilizziamo quello dell'altra volta, K-Neighbors Classifier. K-Neighbors Classifier, vediamo se troviamo un'immagine su Wikipedia, credo sia molto esplicativa. Ok, quindi vedete abbiamo per esempio due classi, abbiamo tratti blu e i triangoli rossi, e quello che succede è che quando noi abbiamo un che cosa sia, per esempio questo pallino verde, lui quello che fa è andare a vedere i k vicini che ci sono, quindi k è un parametro che scegliamo noi, può essere 3, può essere 40, in base al numero di dati che abbiamo, in questo caso è 3, prende i 3 più vicini e dice ok, c'è un quadrato e due triangoli, siccome la maggioranza è triangoli, sono un triangolo anch'io. In questo modo viene fatta la nuova classificazione, quindi si prende una distanza dagli altri. Chiaramente la distanza può essere calcolata anche per chi non fosse diciamo dell'ambito, può essere calcolata tra punti di. Noi possiamo immaginarla come una distanza tra punti su un piano cartesiano, quindi con due dimensioni, o su uno spazio con tre dimensioni, ma può essere la distanza viene anche calcolata tra punti in n dimensioni. Quindi in questo caso abbiamo 64 feature, possiamo fare la distanza tra le 64 feature di ogni punto. Quindi quello che fa questo classificatore è memorizzare la posizione di ogni immagine, dopodiché fare un plot, cioè non fa un plot, fa una comparazione tra un nuovo punto che noi gli diamo da predire e guarda i k vicini quanti sono e la maggioranza di che classe è. A questo punto, quello che si fa sempre all'interno, quando si fa, lavora con il machine learning, è dover splittare. Quindi dividere il nostro dataset. Questo perché? Perché noi di solito abbiamo un classificatore che decidiamo noi qual è la tecnica che vogliamo utilizzare, lo dobbiamo allenare con degli esempi di dati, degli esempi di training, dopodiché testiamo le sue performance sul test. Questo perché? Perché sul training si trova sempre qualcosa per farlo andare bene il classificatore.
per essere sicuri che però abbia capito quello che era importante per vedere veramente quali sono le sue performance, dobbiamo provarlo su un dataset di test. Questo non è tanto diverso che dall'andare a scuola e avere gli esercizi in classe che uno potrebbe impararsi a memoria e far tutti giusti e poi alla prova non saper niente. Quindi è lo stesso procedimento. Quindi quello che richiamiamo è train test split. Gli diciamo di splittare due cose, quindi di dividere due cose, quindi l'array data, che sono le nostre features, e i target, che sono le nostre label, quindi x per le feature e y per i target, le label. E quello che ci ritorna, quindi, sono quattro array in questo caso, ci splitta in train e in test tutti quelli che gli diamo, quindi data lo splitta in xtrain e xtest, e digit target lo divide in ytrain e ytest, ytrain e ytest. Qual è la percentuale di dati che utilizza? Facciamo 50-50. Di solito questo, in questo caso ho scelto 0,50 perché era così inizialmente, di solito si tengono più dati per il training e meno dati per il test. Non gli chiediamo di fare uno shuffle perché tanto diciamo che sono già bilanciati bene, nel senso che sono tutti ordinati, sono dallo 0 al 9, sì, dallo 0 al 9, e poi di nuovo dallo 0 al 9, dallo 0 al 9, dallo 0 al 9. Quindi noi spezziamo metà e sappiamo che le classi sono bilanciate. Ok, adesso con questa linea, molto semplice, alleniamo il classificatore. Quindi diciamo di fare il fit e diciamo quali sono i dati di training e i target di training. Questo classificatore imparerà ad associare a ogni punto all'interno di Xtrain la label corretta, tendenzialmente. Spendo solo un secondo per stampare classifier qui. Dice che è un k-neighbor classifier e il default del numero di neighbor che andiamo a vedere è 5, quindi di base, se noi non specifichiamo nient'altro, lui sta andando a vedere, ogni volta va a vedere 5 vicini. Chiaramente se mettete pochi vicini, il classificatore sarà più veloce, ma magari sarà meno performante in termini di metriche di errore. Se mettete più vicini sarà sicuramente più robusto il risultato, ma sarà anche più lento perché deve fare più confronti, calcolare la distanza tra più elementi. Quindi abbiamo allenato il nostro classificatore. E ora prendiamo i dataset di test, quindi xtest, e andiamo a prendere la label nel nostro classificatore. Il nostro classificatore, gli diciamo punto predict, e ci facciamo restituire una lista. Ora vediamo subito di che cosa si tratta. Non è nient'altro che un array e contiene all'interno la classe di ogni immagine. Predicted.shape è 899, se andiamo a vedere xtest.shape, vediamo che è 899 per 64 che sono le feature. Se noi avessimo guardato i ytrain.shape, sono 898 perché è un numero dispari e ne vediamo aumento. In train 898 sample, in test 899 e predicted, che è quello che ci dice il nostro classificatore, è 899. Ora rimane chiaramente da capire se funziona o se non funziona il nostro classificatore, o quanto bene funziona. Per fare questo, creo un plot e andiamo a prenderci sia la label predicted sia la label originale. Quindi se chiaramente sono uguali, allora vuol dire che il nostro classificatore funziona. Se sono diverse, vuol dire che ha sbagliato. In questo caso qua sono tutte giuste. Sono tutte corrette. Andiamo su questo qui. Questo qui era quello originale, non c'era stampato la label che ci si aspettava. Ora, quello che possiamo fare con il nostro classificatore è anche stampare delle metriche. Queste metriche diciamo che possiamo utilizzare appunto il sottomodulo di Scikit-Learn e gli possiamo domandare di darci un classification report, quindi ora vedremo in dettaglio che cosa ci stampa. D'altra parte, spesso ci troviamo di fronte a validare noi con metriche un po' più specifiche o esplorare un po' meglio i risultati. Questo diciamo è sicuramente un punto di partenza. In questo caso non c'è molto, molto altro da vedere perché il classificatore funziona, diciamo, molto bene, ma anche il dataset è molto semplice. Quello che succede però è che spesso possiamo appunto selezionare metriche diverse. Ora,
Per stampare le metriche che ci interessano, semplicemente gli diciamo quali sono le label che ci aspettavamo, la ground truth, la verità, diciamo il target, e diciamo quello che il nostro classificatore ha detto. Quindi intuitivamente andiamo a vedere quanto simili sono questi due vettori. Se non dovessero essere molto simili, andiamo a cercare di capire anche il perché. Ora, questo classification report, che ristampo perché era quello del... Okay. Questo è quello del K-Neighbor Classifier. Abbiamo quattro, diciamo tre metriche e un'informazione, e ci dicono, e sono queste tre metriche, sono la precision, la recall e left one score. E sono divise classe per classe, quindi abbiamo le 10 classi e ci dicono ognuna quanto va bene o non va bene. Dopodiché abbiamo un accuracy, diciamo, generale, anche un macro average e un weighted average, in questo caso non cambiano, perché le classi sono abbastanza bilanciate, questo è molto importante. Dunque, noi vediamo innanzitutto la precision. La precision della classe 0 è 0,99, chiaramente è un valore molto buono, va da 0 a 1. Precision è un indice che ci dice quanto una certa classe, quanto gli elementi di tutti quelli che il nostro classificatore dice che sono della classe 0, sono effettivamente della classe 0. Ovvero, il nostro classificatore identifica 88 elementi appartenenti alla classe 0. Quanti di questi 88 elementi sono effettivamente della classe 0? Beh, sono il 99%. Quindi vuol dire che è molto preciso il nostro classificatore, ha sbagliato raramente. Infatti noi possiamo andare a vedere in questa confusion matrix, ora alterneremo un po' le due visualizzazioni, la tabella e questa matrice, possiamo andare a vedere cosa significa. Ora, su questa matrice abbiamo, zoom un po', su questa matrice abbiamo, diciamo, i due lati, che sono, uno è la label vera, quindi quella che è stata assegnata al nostro, diciamo, è quella che cerchiamo di predire. Qua si parla del dataset di test sempre. Predicted label invece è quella che il nostro classificatore ha detto. E se noi andiamo all'incrocio di queste due, diciamo, presa una riga, presa una colonna, noi vediamo per esempio questo 1 che si trova in true label 2 e in predicted label 0. Questo vuol dire che il classificatore ha di quelli che lui dice che sono di classe 0. Quindi il nostro classificatore vede un'immagine, assegna una label, dice che la label di quella immagine è 0, possiamo andare a vedere che ne sbaglia una, e invece 88 sono giuste, perché 0 con 0 chiaramente sono giuste, quindi sulla diagonale vediamo quanto funziona bene il classificatore rispetto alla label si aspettava, e invece vediamo su tutto il resto della matrice dove sono gli errori. Non ne sbaglio solo uno, dice due. Per questo la classificazione, la precisione è 0,99. Quindi ne ho sbagliato uno su 80, 89. Quello che è anche interessante andare a vedere, però, è la recall. Per vedere la recall, bisogna guardare la riga. La recall è il secondo indice che abbiamo. E ci indica quanto è bravo effettivamente identificare, a trovare tutti gli elementi di classe 0 che ci sono. Questo è diverso da prima perché supponiamo di avere un dataset in cui all'interno ci sono un centinaio di immagini che appartengono alla classe 0. Il nostro classificatore ne trova solo 3, okay? Però sono tutte e tre corrette. La precisione è 100% perché tutti quelli di cui dice che dice, queste tre immagini sono di classe 0, beh, è corretto sempre. Però la recall in questo caso è molto bassa, è il 3%, perché ha trovato solo tre immagini su tutto il centinaio che doveva trovare. Quindi uno misura quanto è preciso nel caso in cui ti dica sì, è vero, questa mi sembra un'immagine di classe 0. L'altro indice misura, ok, di tutte quelle che c'erano sono stato abbastanza bravo perché le ho trovate tutte. Chiaramente poi i due indici, magari aumentando la recall, diminuisce la precision. È difficile avere sia precision 1 che recall 1. Queste due metriche chiaramente hanno significati diversi e hanno anche importanze diverse sulla base del campo di applicazione. Per esempio, se io faccio un test a una macchina, un test per esempio di sicurezza, il test sui freni, magari voglio fare un test che se c'è un problema,
un test magari poco preciso, ma che se rischia di esserci un problema sono sicuro che me lo identifica. Magari è un test veloce da fare, no? Quindi faccio questo test e mi dice sì, vedo un problema, vedo un potenziale problema. Magari sappiamo che allora questo problema dobbiamo investigare meglio se lo è o no, però sappiamo che non abbiamo tralasciato eventuali problemi. Dopodiché facciamo un test più preciso per capire se lo è veramente o no. D'altra parte, se avessi fatto un test che è super preciso ma che ha una recall molto bassa, cosa potrebbe succedere? Che se trova un problema, sono sicuro che è un problema, ma la maggior parte dei casi non identifica un problema. Chiaramente questo in questo caso non è interessante. Un motore di ricerca sicuramente invece è importante che sia molto preciso, perché io non voglio cercare una cosa, per esempio su Google o su altri motori di ricerca e trovare, risultati che non c'entrano assolutamente nulla. Quindi voglio che quel che arrivi sia preciso. Chiaramente la recall deve essere alta, non voglio perdere troppi risultati, però se ci sono 1 miliardo di risultati possibili, dubito che li vedrò tutti, quindi basta che i primi 10, per esempio, siano molto interessanti, o magari i primi 5. Ok. Rapidamente da questa matrice possiamo vedere, per esempio, dove c'è il 5, che è il numero maggiore che troviamo, degli errori, è la classe un po' più confusa, per questo si chiama Confusion Matrix. E cosa vuol dire? Vuol dire che della classe 3, o meglio, della classe 3, degli elementi di classe 3, il modello ne identifica di classe 3, 82 e uno di classe 2. Ma soprattutto di quelli che il modello identifica come classe 3, 82 sono corretti, 5 sono sbagliati, sono in realtà di classe 2. Quindi vedete che c'è un po' di confusione, possiamo dire, per cercare di predire qual è la classe 2 dalla classe 3. Sono probabilmente degli esempi molto simili. Quello che possiamo anche vedere è che c'è un altro 5 qui, quindi il modello dice che 8 elementi, scusate, 5 elementi della classe 8 sono in realtà della classe 1. Ovviamente sono degli 8 molto schiacciati, il modello pensa che siano degli 1. Vedremo in un secondo quali sono questi casi. Infine abbiamo la metrica della F1 score, che è semplicemente una media armonica di precision e recall. Non spendo troppo tempo qui perché è un indice, diciamo, che bilancia entrambe le cose per vedere quale va meglio. Può essere utilizzato per fare la comparison di più modelli. Quindi, tornando a noi, infine abbiamo l'accuracy, che è semplicemente, e anche la weighted average e la macro average, però in questo caso non cambiano, che è del 96%, quindi il nostro modello funziona in generale al 96%. Quindi 96 volte su 100 ci dice il risultato corretto, che è chiaramente un ottimo risultato. Supporto indica semplicemente quanti elementi abbiamo di quella classe lì. Quanti probabilmente ne fa corretti, immagino. Totale di quella classe. Gli ultimi due celle che andiamo a vedere sono, innanzitutto, prendiamo le label, quindi quelle che ci aspetteremmo, e vediamo dove predicted è diverso da label. Questo potrebbe essere anche y test, semplicemente. Questa variabile m che noi creiamo è un array che ci dice per ogni posizione dove predicted è diverso da label, quindi dove ci sono gli errori. Se noi guardiamo i primi 100 elementi, vediamo che spesso è false, questo perché spesso predicted e label sono uguali. Ci sono alcuni elementi true, ne vedo uno e ne vedo anche un altro qua. Questi elementi true vuol dire che sono degli errori. Ora, se noi utilizziamo questa maschera tramite npWhere, se vi ricordate npWhere, ci restituisce un array di indici in cui la condizione è soddisfatta. Quindi, per esempio, abbiamo questo true, quindi in posizione 1, ah, eccolo, infatti c'è anche in posizione 0, posizione 1 c'è un valore true, e poi in posizione 7. Ok, poi ne abbiamo altri qua. Se noi andiamo a vedere, quello che succede è che noi possiamo plottare semplicemente quelli errati. Quindi, in realtà il codice è identico a prima, solo che andiamo a prendere, per esempio, oh, guardate, ne sto plottando troppi o troppo pochi. Sono una quarantina, quindi facciamo sort
7 per 6 dovrebbe bastare, questo è per fare la griglia, quindi siccome sono 40 ne faccio 7 righe per 6 colonne. Quello che vediamo sono tutti gli esempi errati, vedete che sono un po' confusi. Per esempio qua abbiamo un 8 che il modello identifica come un 3, o un 8 che il modello identifica come un 1. Se andiamo a vedere la nostra matrice di confusione di prima, vediamo che si sbagliava molto per esempio tra il 2 e il 3 o tra l'8 e l'1. Quindi quello lì è un esempio di 8 e 1. Un 8 reale che il nostro modello identifica come un 1. Sì, probabilmente il modello, essendo bassa la risoluzione, può essere che si sbagli in questo modo, che pensi che questo sia, che non sia molto preciso in questo caso. C'è anche un altro esempio, vediamo un attimo quando sbaglia l'1 con l'8 invece. No, ne sbaglio solo uno, c'è soltanto un caso di un 1 che viene identificato come un 8. E questo caso è questo qua. Questo qui è un 1 e viene identificato come un 8. Vedete che i due esempi chiaramente sono molto diversi e il modello probabilmente impara delle feature che non lo portano a sbagliare anche in questo caso. In questo caso onestamente mi sembra più un 1 che un 8, perché... però anche in questo caso vedete che l'1 e il 9 li confonde, pensa che sia un 9 questo 1. E qua ci si può spendere del tempo per vedere cosa sta succedendo. Qua vediamo degli esempi di 2 e di 3, che sono quelli che sbaglia spesso. Vediamo che questi due, tra l'altro, sono molto simili, questi due esempi. E il modello pensa che siano dei 3. In questo caso c'è un 5 che abbiamo predetto come 6, e onestamente sì, anche io forse avrei detto che questo era un 6, non un 5 a vederlo. Quindi ci sono gli esempi più banali e gli esempi più difficili. Questo, per esempio, 8 viene predetto come 7. Non funziona, però in generale gli errori sono pochi, sono molto pochi, l'accuracy è molto alta. Ora, quello che possiamo fare, e che è molto bello di Sheiktlearn, a mio parere, è cambiare il modello che vogliamo utilizzare. Quindi qui sopra decidiamo di allenare un modello a regressione logistica. Questo cosa fa? È un modello fa essenzialmente una media pesata di tutte le feature. Quindi cerca di capire quali combinazioni di feature sono quelle vincenti e poi ci predice una classe. Andiamo a vedere. Questo è il solito. Adesso non abbiamo il tempo di vedere in dettaglio quello che succede. Comunque, proviamo quindi a fare lo split del dataset, ad allenarlo. Vedete che ci mette leggermente di più. In questo caso non sta memorizzando, sta proprio creando diciamo, dei pesi. Diciamo che la logistic regression poi si trova ha delle similarità con il deep learning, quindi quando dico sta imparando dei pesi ha chiaramente una certa analogia con quello, anche se non è un modello di deep learning questo qua. E quello che succede è che sta imparando come pesare le feature, quindi abbiamo un modello effettivamente che non ha bisogno di sapere i dati, non ha bisogno dei dati, di memorizzare i dati che abbiamo utilizzato per fare il training. Facciamo un predict. Degli esempi, in questo caso vediamo subito due errori e un 8 con un 9 e uno con un 8. Stesso codice di prima, passiamo subito alla confusion matrix e vediamo che prima l'accuracy era di 0,96. Vediamo quanto facciamo con la logistic regression. Facciamo 0,93, quindi l'accuracy è scesa. Andiamo a vedere la matrice e vedi che infatti ci sono molti casi in cui prima abbiamo per esempio un 7 e un 8 che prima non avevamo mai, quindi confonde per esempio. Il modello dice 8, ma in realtà era un 3. Mi confonde molto di più il 3 con l'8. E il modello dice 9, ma in realtà era un 1. Vediamo subito quanti sono questi casi di errore. Sono 60. Adesso devo fare un po' più di linea. Farò 8 per 8. Mi faccio plottare tutti gli esempi che sbaglia e uno può cercare di capire il perché. O non il perché. Beh, per esempio qua c'è una sfilza di 1 che sono stati predetti come del 9, quindi la logistic regression evidentemente non riesce, impara diciamo un certo tipo di forma che però non è chiaramente quello corretto. In realtà vedete che il 9 è in generale una classe su cui fa un po' fatica, torniamo a vedere la confusion matrix, infatti ne sbaglia parecchi sul 9 e quindi possiamo anche dire ok, qual è la precision sul 9? Sul 9 la precision è di 0,84, ovvero tutti quelli che il nostro modello dice che sono dei 9 in realtà sono giusti soltanto all'84%, che è tra l'altro il valore più basso qui. Come recall invece vediamo che la recall più bassa
è 0,85 legata alla classe 3, ovvero relativamente alla classe 3 il nostro modello ne identifica soltanto l'85%. Andiamo a vedere. Della classe 3 infatti ne sbagliamo molti con l'8, con il 7, con il 5. Il nostro modello dice 3 soltanto nell'85% dei casi, ci sono qua ben 13, 14 errori. Andiamo per esempio a vedere quelli che sono dei P3, se ne identifichiamo, scusate, dei true 3. Per esempio questo è un 3 che viene identificato come un 5. Questo è un 3 che viene identificato come un 9. Beh, forse qua possiamo anche perdonare il nostro classificatore. Qui abbiamo il nostro 3 che viene predetto come un 8. Chiaramente i classificatori diversi hanno performance diverse. Quello che è il problema, chiaramente è il motivo per cui io ne ho messi qua 3, è che non esiste, meglio, non esiste un classificatore che è sempre migliore degli altri. Ce ne sono alcuni che sono in generale un po' migliori, magari alcune tecniche sono un po' abbandonate, però questo è il teorema il no free lunch theorem, quindi il teorema di che non esiste il pranzo gratis. E dice che in media ogni classificatore su tutti i problemi funzionano in media nello stesso modo. Quindi ci sono problemi su cui alcuni classificatori, alcune tecniche funzionano meglio e alcuni su cui alcune tecniche funzionano peggio. E quindi diciamo, un modello che funziona bene su un problema può funzionare male su un altro. Ora possiamo anche andare a utilizzare l'ultimo che abbiamo, che quindi è questo SVC. Che quello che fa, per chi se ne intende, proietta i dati in uno spazio a dimensionalità più alta per cercare un modo di separarli. Quindi se non ci riesce, diciamo, sul feature che ha, cerca di combinarle, di crearle, quindi cerca di kernel, per i quali riproietta tutti i punti in uno spazio a dimensionalità più alta per cercare un piano che poi li separi. Chiaramente questo classificatore, più sono complessi, più hanno parametri da essere impostati. L'SVC, per esempio, il Supervector Machine in generale, hanno parametri da impostare. Si potrebbe spendere del tempo su vedere quali sono tutti questi parametri. Vedete che comincia ad avere il tipo di kernel che vogliamo utilizzare, C, il numero di gradi, il numero di gamma, certi coefficienti e altre cose. Non sono un esperto di Supervector Machine, so che bisogna fare un fine tuning dei parametri. In questo caso, visto l'esempio molto semplice e visto che l'ho trovato, così sappiamo che utilizzano gamma 001. Chiaramente, se più diventa complessa la tecnica, più questi parametri diventano asciutti e probabilmente meno riusciamo veramente a farli funzionare poi, o che si conoscono meglio, come anche per esempio il random forest, che sono più semplici, sono, diciamo, degli alberi di decisione, cose del genere. Vedo una domanda: qui in sceiktree si possono ottimizzare gli iperparametri? Sì, esiste tutta una parte di grid search per fare hyperparameter optimization, quindi una parte di specificare qual è lo spazio dei parametri che si vuole testare, e lui automaticamente prova tutti questi qua e ci restituisce il modello che ha funzionato in maniera migliore, anche tramite l'utilizzo di cross-validation. Quindi proviamo a utilizzare questo nostro modello. Quindi facciamo il fit, come al solito, dopo aver separato i dati. Facciamo la prediction, le shape non cambiano. Vediamo per esempio direttamente qua. Vediamo che non vedo errori, se non sbaglio. Perfetto, però sono 7 più 10. Andiamo a vedere subito la confusion matrix e le accuracy. Accuracy è 0,97, quindi come prima, col KNN. Vediamo che gli errori però li sbaglia in maniera diversa. Cosa vuol dire? In particolare voi vedete che confonde molto, diciamo, la classe 3, quella che funziona un po' meno anche prima, e la confonde tanto con la classe 5, la confonde molto di più però con la classe 7 e la classe 8. Ovvero, diciamo che comunque per la classe 3 la recall è 0,87, con la logistic regression è 0,85, quindi comunque funziona leggermente meglio, e le precision sono un po' più alte rispetto a prima.
Quindi diciamo che sbaglia un po' più, sbaglia in particolare un po' su questa classe e anche a predire il 9, predice come 9 certi elementi che sono in realtà di 4 di 5. Se andiamo a vedere di nuovo, facciamo il plot delle nostre figure. Ok, vediamo per esempio che questo è un 1 che identifica come un 8 e questo è un 1 che identifica come un 9. Quindi il Super Vector Machine anche ha degli errori che sembrano essere diversi da prima. Vedete qua c'è un 5 che viene predetto come 9 e anche un altro 5 che viene predetto come 9. Evidentemente impara, diciamo, impara a separarli utilizzando un kernel che chiaramente non risolve tutti i problemi che possiamo avere. Difficilmente troviamo dei casi in cui tutti i problemi, che l'accuracy sia del 100%, di solito ci si accontenta anche di qualcosa di meno del 97%. Diciamo che in questo caso siamo comunque molto soddisfatti e vediamo che funziona bene su tutte le classi. Rispetto al KNN, il vantaggio qual è di utilizzare il Super Vector Machine? È che anche qua impariamo, diciamo, un modello che non ha bisogno di sapere, non va a fare distanze tra i vari punti di prima, come faceva il KNN. Quindi quello che fa è semplicemente viene applicato al nuovo dato che entra. Senza bisogno di una nozione di quali sono stati i dati per fare il training, che se fossero, non so, invece che 2000 punti fossero 20.000 o 200.000 punti, chiaramente diventa costoso anche dal punto di vista della memoria e dell'efficienza. Ok, è il momento di guardare se ci sono domande attraverso Mentimeter. Ok, il K-neighbors considera i vicini in base a quale criterio? Come si fa a dire al metodo a quale deve essere il criterio per la classificazione? Ok, questa è un'ottima domanda. Se noi andiamo a vedere il KNN, quindi quando io denominavo che ci sono le distanze, no? C'è questa nozione di distanza che che viene calcolata tra i punti, beh, la risposta è che di base utilizza la Minkowski distance, ma ci sono anche altre. Vediamo, metrica, ok. Sono anche altre distanze che si possono specificare. Bisogna controllare la classe distance metric per tutte le metriche. Adesso la vediamo. In alternativa si possono anche diciamo fare passare una matrice precalcolata di tutte le distanze tra i punti per diciamo utilizzare una metrica molto diciamo personalizzata o che deriva da altri conti. Vediamo scikit-learn distance metric. Eccola qua. Tutte le distanze che ci sono, chiaramente la distanza euclidea, la più semplice, la Manhattan distance, quella diciamo del taxi, relativa anche alla scacchiera, insomma, Chebyshev distance, quindi il massimo del valore assoluto tra tutte le distanze, o la Minkowski, che ha un argomento P che uguale a 2 diventa semplicemente l'euclidea, quindi è essenzialmente un pesante, quindi si può pesare determinate feature in maniera più o meno importante. La Mahalanobis distance, che tiene conto della varianza di ogni, anche di ogni feature. E queste sono metriche per real-valued vector spaces, come sono comunque note che sono intensità. Ci sono altre metriche, poi uno può spendere tutto il tempo che vuole cercando di capire quale vuole utilizzare. Chiaramente questo è comunque un parametro che va a impattare sul risultato e uno potrebbe anche decidere di cercare di dire ok, se i miei dati hanno senso che siano in uno spazio euclideo, provo a utilizzare la distanza euclidea, altrimenti no. Questo è chiaramente un parametro che in base al tipo di problema va affrontato e va scelto con cura. Puoi suggerire un riferimento dove studiare i classificatori in modo da capire quali usare in base al mio problema. Dunque, questa è un'ottima domanda. Diciamo che dipende dal tipo di persona che mi ha fatto questa domanda. Se fosse un ricercatore, chiaramente bisogna cercare i paper relativi al suo campo di studio per vedere se utilizza un po' di machine learning. Se è più, diciamo, per giocarci un po', o diciamo, da un punto di vista molto più pratico, beh. Chiaramente si può direttamente cercare su Google, per esempio, non so, anzi, si possono utilizzare, non so, sto pensando a un esempio di classificazione che potrebbe essere fatto,
Diciamo che sulle immagini al giorno d'oggi si trova molto più deep learning, si può trovare, per esempio, se fosse testo, NLP, oppure addirittura Movie Review Classification. E quindi c'è, cioè, per esempio, si può trovare degli esempi di sentiment analysis e di altre cose. In base al suo problema, diciamo che una, sicuramente una risorsa molto utile è Kaggle, nella mia opinione, in cui si possono trovare dentro sia dei corsi sia dei notebook. Vedete, possiamo andare su... No, questo l'avevo linkato anche durante l'altro corso. E qui, per esempio, posso cercare il mio problema. Scusate, non funziona bene con lo zoom. Se, per esempio, avessi un problema che è image classification, posso provare a cercarlo e trovo, diciamo, sia delle cose, dei trick, delle cose, dei notebook, come quelli che ho presentato io, per satellite image classification, dermatology image classification o altre cose. In alternativa, uno può anche cercare una tecnica, se ne ha sentito parlare, vuole cercare di capire meglio cosa sia, per esempio Random Forest, come ho citato io prima, e che ci sono dei notebook che utilizzano Random Forest, per esempio sul dato del Titanic, che è stato molto utilizzato sulla prova, per calcolare diciamo, i passeggeri del Titanic, in base per ogni passeggero calcolare la probabilità di salvarsi, sapendo poi come è andata a finire. E quindi cercando probabilmente su questo tipo di risorse è ottimo su Kaggle. Un'alternativa è anche Towards Data Science. In generale non cerco mai Towards Data Science così, però ve lo mostro. Semplicemente cercando il topic che ci interessa, il problema o il modello, per esempio, di nuovo, Random Forest, quello che succede è che si compaiono un sacco di risorse, spesso anche scritte molto molto bene, di come utilizzare, per esempio, quella determinata tecnica. Comunque è anche molto interessante provare a utilizzare Schittler, Random Forest, perché molto spesso spiegano anche che cosa si può fare. Per esempio, Random Forest Classifier, si trova tutta una spiegazione del modello nella documentazione e si trovano anche spesso degli esempi su cui viene utilizzato. Alcuni più o meno difficili, più o meno semplici. Per esempio, una comparison of calibration of classifier. Quindi, classificatori su cui viene fatta un buon studio prima di utilizzarli, diciamo. Ok. Quindi sì, è una domanda che rimane un po' aperta. Questi tre siti probabilmente sono sicuramente il modo migliore per introdurre. I vari classificatori, perché ci sono i vari problemi. Per avere due barre, una maggiore di 60 e l'altra, non ho trovato modo. Immagino che due barre inteso come un bar plot, quindi una maggiore di 60 e l'altra minore di 60. Ok. Vediamo se riesco a rispondere a questa domanda in pochi secondi, diciamo. Lo faccio all'interno di un nuovo notebook. Faccio un esempio, poi non avendo i dati è chiaramente molto complicato. Import pandas ASP.D. Quindi abbiamo importato pandas, importo anche NumPy, creo un vettore random, questa è una funzione che ci permette di dire qual è il minimo valore, diciamo che i voti vanno da 0 a 100, supponiamo, e size è di 1200 valori. Ok, e questi sono i nostri votes. Supponiamo che adesso crea un data frame a partire da votes, maiuscola. Ok, abbiamo una colonna che chiameremo voti. Ok, ho creato un data frame in cui ci sono 1200 righe e c'è il voto.
all'interno della c'è la colonna del voto, quindi chiamo df. A questo punto posso fare un bar plot, ad esempio df.plot.barplot di df. Scusate, no, cosa scrivo di voti. Si chiama bar e basta. No, numeric data to plot. Ok, quello che devo fare è probabilmente fare un value.voti, fare un value count di tutti e ottenere, quindi per ogni voto abbiamo un quante volte è uscito, diciamo, quante volte è presente. A questo punto, questo qua è un dataset di voti di count e credo di poter plottare questo. So che la domanda è sul maggiore minore, adesso ci arriviamo. .plot.bar. Ok, ho ottenuto 100 barre. Chiaramente non è visibilissimo, però questi sono tutti i voti membri ordinati dal più grande al più piccolo. Abbiamo ottenuto le barre. Possiamo fare. Vediamo se riesco a passargli un fill size qui dentro. Ok, è un po' più grande. Ancora più grande. Ok, vedete che ogni barra è un voto, ci sono 100 voti. Viene dato lo 0 questo numero di volte, che è circa 10. Ok, quello che posso fare, avendo voti, avendo il nostro data frame iniziale, e cercando di fare un bar plot per quelli che sono maggiori di 60 o meno di 60, beh, posso dire questo maggiore di 60 o maggiore o uguale di 60, se vogliamo, quindi diciamo quelli che sarebbero considerati positivi su una scala, diciamo, in cui il 60% è il minimo per essere considerato positivo. E abbiamo in questo caso abbiamo una colonna che diventa di false e di true. True dove la condizione è soddisfatta, false dove non lo è. Quindi false corrisponde a voti più piccoli di 60, true maggiore o uguale di 60. A questo punto io posso prendere lui. Df pass, lo chiamiamo, e fare un bar plot di lui. Non me ne dite plot perché devo specificare voti. No. Perché è una astype. Int. Devo convertirlo in intero perché altrimenti non gli piace plottarlo, dopodiché fare un bar plot, sperando che questo funzioni. Sì, come prima, chiaramente ho sbagliato, devo fare. Scusate, allora prendo dfpass. Prendo voti e faccio un value count, quindi calcolo le frequenze per ognuno, false e true. A questo punto lo faccio direttamente qua, plot bar, ho fatto il mio bar plot, false e true. Quindi qual è l'idea? L'idea è prendere df o df solo punto voti anche in alternativa, se potete farlo, e scrivere maggiore o uguale di 60. Otteniamo una colonna che è semplicemente false e true, false dove non è valida la condizione, true dove lo è. A questo punto faccio un value counts, dfpass.valueCounts, false mi ritorna il conto di quello e il conto di true, e dopodiché lo plotto. Chiaramente manca la leggenda, mancano cosa vuol dire false, cosa vuol dire true, quello si può migliorare, però abbiamo appunto questo bar plot. Quindi in questo momento non riesco a fare molto di più, se in caso posso rispondere offline. L'esempio dei numeri fornendo un numero maggiore di campioni si potrebbe migliorare l'accuratezza? È probabile, si può provare, basta cambiare il test, nel train test split, basta cambiare il test size. Questo qua, per esempio, io posso dare lo 0,7% e vedere cosa succede. Non lo faccio ora, ve lo lascio come possibile esercizio. Tenete anche conto che se ho.
lo faccio diventare, per esempio, il 95%, scusate, due era il contrario, chiaramente, appunto 3. Se io rimpicciolisco troppo il test size, a quel punto è vero che ho più dati train, però sto anche verificando il mio modello su sempre meno dati. Quindi è comunque anche importante cercare un giusto bilanciamento tra i due. Se mi avanzano 10 sample di test, non posso fare grandi statistiche, chiaramente, su quelli che sono i risultati. Ottimo. Perfetto. Allora, passiamo all'esempio invece che avevo relativo al clustering che ho preparato per oggi. Innanzitutto c'è sempre il link, dopo lo vedrete, di dove ho preso diciamo, il contenuto questa volta, ve lo incollo anche in chat. Questo è relativo alla clustering analysis, quindi una tool abbastanza carina, adesso lo cercheremo di vedere passo passo. C'è anche un regression example, che non vi linko adesso, ma lo vedrete oggi pomeriggio sul notebook, che quello a cui serve, quello per cui può esservi comodo, è che potete vedere un esempio, come dicevo prima, abbastanza diciamo, ben fatto, a mio parere, su un po' di data exploration e fare la regression del prezzo delle case. Quindi ci sono una larga quantità di variabili legate a descrizioni delle case, quindi quanti piani ha, quanto è grande, square feet, quanti bagni, quante camere, e la zona, un sacco di altre cose. E potete anche trovare in generale qual è il prezzo associato e potete cercare di fare un modello per fare la regressione. Chiaramente, anche se non lo trattiamo in classe, diciamo in classe durante il webinar, rimango chiaramente disponibile se sul forum avete delle domande, qualsiasi tipo di domanda facciate per cercare di rispondere. Ok. Quello che succede all'interno di questo dataset, di questo notebook che cercherò di portare avanti per la prossima mezz'ora è, beh, verrà caricato il dataset e cerchiamo di capire un po' di cosa si tratta, no? Utilizziamo un dataset che è quello che è stato caricato prima sulla piattaforma GAR, del Mall Customers Data, quindi di un centro di un negozio, di un centro commerciale, diciamo, dati relativi ai customer. È un dataset molto semplice, ora lo vedremo. Una pulizia del dato, in realtà si tratta solo di un drop di una colonna perché non ce ne facciamo niente, vogliamo essere sicuri di non utilizzarla. Una piccola exploratory data analysis, EDA, quindi cerchiamo di esplorare un po' il dataset per capire con cosa abbiamo a che fare. Del processamento, poi utilizziamo del clustering per vedere cosa succede. Ok, quindi prima cosa importiamo le librerie che ci possono servire, no? Quindi, per esempio, porto pandas ASPID. Non solo, quello che importiamo anche è che sicuramente dobbiamo fare dei plot, quindi importiamo da matplotlib plt e importo anche seaborn. Seaborn è una libreria che ci permette di fare basata su matplotlib, per farlo potete installare con se avete con install seaborn. Ci permette di fare dei plot, diciamo, da un punto di un po' più ad alto livello, quindi utilizza la tecnologia di matplotlib, però con simile, diciamo, l'utilizzo di pandas quando facciamo pandas.plot, ci dà dei plot già preconfezionati che possiamo utilizzare. Ok, carico quindi il data frame, read CSV, io ce l'ho all'interno della cartella data, si chiama Mall Customers. Lo possiamo caricare senza dover specificare nessun tipo di parametro particolare, come abbiamo fatto magari per il dataset relativo alle bici, perché è semplicemente fatto di 5 colonne. Customer ID, quindi un ID relativo al customer, ci sono 200 clienti. Il genere, quindi maschio o femmina. L'età, più che il genere, la variabile del sesso, annual income, quindi quanto prende in migliaia di dollari annualmente quel customer, e lo spending score. Questo è un valore che è stato dato, viene associato a ogni customer sulla base di un determinato algoritmo che noi non conosciamo del centro commerciale. Sicuramente diciamo che lo spending score più è alto, più vuol dire che è un cliente che spende molto e quindi è, diciamo, importante per il mall customer, per il mall, per il centro commerciale.
Quello che possiamo guardare utilizzando pandas è appunto di questo setDF, gli chiede per esempio la funzione info, ci dice che ci sono 200 entry, 5 colonne in totale. Siamo molto fortunati perché non ci sono null values che spesso compaiono, in questo caso non dobbiamo occuparcene. In altri casi si potrebbero riempire con degli zeri oppure ignorare completamente eliminandoli. Le colonne che abbiamo sono customer ID, che è un intero, sono tutte intere, tranne il gender, che è chiaramente un object. Object, vi ricordo, si riferisce al fatto che è una stringa e non è un numero. Ok, ci dice anche quanto è il memory usage di questo dataset di memoria, tra l'altro, se qualcuno fosse interessato. Con la funzione describe, guardiamo cosa c'è dentro. Ok, sappiamo, vediamo per esempio il count e alcune statistiche base. Quindi quanti sono? Vabbè, sono tutti 200, non abbiamo missing data. Qual è la media? Customer ID ci importa poco quale sia la media dell'età, per esempio, è 38-39 anni, con una standard deviation di 14 anni. Dopo vedremo meglio anche come sono, distribuiti questi valori, ma già si ha un'idea. Quindi si vede, per esempio, il minimo che dà 18 anni, sicuramente non potevano, per persone minori di 18 anni, raccogliere dati, fino a un massimo di 70 anni. Che sono quindi tesserati, diciamo, sono considerati clienti. Abbiamo un annual income, il minimo è di 15.000 dollari, il massimo di 137.000 dollari all'anno, quindi chiaramente due classi, due stipendi molto, molto, molto diversi, e la media è di 60.000. Quindi, ok. Infine abbiamo lo spending score, vediamo che va da 1 a 99, non c'è nessuno probabilmente che ha 100, quindi. La media è di 50, quindi potremmo immaginare che sia, diciamo, ben distribuito su tutto il range. Ora lo vedremo meglio. Quindi, diciamo, con pulizia, nel notebook originale, a cui trovate il link, fa anche un rename delle colonne per essere più comodo, però per risparmiare tempo ho evitato di farlo. Quindi quello che facciamo semplicemente è cancellare, diciamo, droppare la colonna Customer ID. Per droppare la colonna customer ID si fa così. Asse 1 vuol dire che lavoriamo sull'asse, questo è l'asse 0, chiaramente non di questa tabella, ma di questa. Questo è l'asse 0, questo è l'asse 1, quello delle colonne. Droppiamo quale? Quella che si chiama customer ID. Se avessimo lasciato axis 0, non specificato nulla, droppavamo una riga. Io potevo droppare la 196esima riga. Quindi, sto facendo così, mi ritorna un nuovo data frame in cui sono quattro colonne, non c'è più customer ID. Quello che faccio è salvarlo così. Perfetto, lo prendiamo. Chiaramente, essendo che l'ho cancellata, non me la trova, quindi lo ricarico. Ok, abbiamo quattro colonne. Ed è fatto, diciamo così, visto in maniera compatta le prime cinque righe. Quindi Exploratory Data Analysis, visualizzare. Alcune delle variabili che abbiamo dentro. Per esempio, cominciamo con la variabile gender. Come facciamo prima? Quindi ci ritroviamo qua, selezioniamola solo, vediamo cosa ci ritorna. Ci ritorna chiaramente la colonna, dentro i valori sono male e female. E come abbiamo fatto prima, per fare il bar plot, facciamo un value counts.plot.bar. Vediamo il plot, vediamo ci sono 112 clienti che sono appunto female, quindi sono donne, e 88 che sono invece uomini. Punto plot punto bar, ci otteniamo anche un bar plot relativo a quindi la variabile gender. Quindi vediamo che, diciamo, sono su 200 clienti sono un po' più di 100 le female e diciamo un po' più di 80. 88 quasi 90 di mail, quindi comunque sono abbastanza bilanciati, anche se non perfettamente bilanciati. Sotto un attimo sulle domande. Come sostituisco i valori nulli con lo zero in pandas? Questo è molto, molto diretto in pandas, esiste la funzione fillNull, che non esiste, pandas fillNull. Credo fosse da fare esatto sul data frame e non da PD. Quindi l'utilizzo è questo, si può specificare un valore da mettere, si può specificare anche un metodo per farlo.
esempio, se ci sono delle sei, dei dati che sono tipo delle sei temporali, si può propagare l'ultima valida osservazione fino al prossimo diciamo, buca, riempire, cioè si propaga l'ultimo valore diciamo, nei buchi. Per esempio, qua abbiamo un data frame che ha alcuni valori nulli, vedete, e si può chiamare fill na con 0 e ci mette al posto dei none lo 0, ci mette invece con method fill, forward fill, al primo non ha nulla da far propagare, al secondo qua, cioè al terzo, l'indice 2, fa propagare il valore 3. Al contrario, si può specificare anche per ogni colonna un valore che si vuole utilizzare, insomma, ci sono varie modalità per riempire data frame con i buchi. Ok, la prossima cosa che facciamo è vedere un boxplot dei gender. Quindi utilizziamo effettivamente il nostro Seaborn, la libreria che abbiamo appena installato, e vediamo come funziona. Semplicemente chiamo SNS boxplot, specifico che voglio gender come x, quindi sull'asse dell'x voglio il gender, sull'asse dell'y voglio l'età, e specifico da dove andare a prendere i dati. Questo assomiglia molto al ggplot, diciamo, con cui, scusate, non l'ho importato. Ah. Sono finito nel notebook sbagliato. Eccomi qua. Assomiglia molto a ggplot di R, per chi lo conoscesse. Quindi vediamo che ci ha fatto un boxplot con una riga molto semplice in cui specifichiamo il dataset da cui andare a prendere poi le variabili che specifichiamo, come x vogliamo gender, come y vogliamo age. Vediamo che i due boxplot dell'età sono molto simili comunque. Parrebbe che partissero dallo stesso valore, quindi da 18 entrambi, e arrivano i maschi, arrivano leggermente più, sono clienti maschi leggermente più vecchi delle donne. La media è simile, per quanto la media delle donne sia un po' più bassa, e anche, diciamo, il 75esimo percentile è quindi anche un po' più basso. Quindi immaginiamo che queste siano le nostre due distribuzioni. Qua potete immaginare una gaussiana vista da sopra, in un certo senso. Ok, quello che possiamo anche fare è andare a visualizzare l'income diviso per gender, quindi vedere quanto gli uomini guadagnano e quanto le donne guadagnano all'interno di questo dataset. Per fare questo, dobbiamo fare una selezione di questo tipo, quindi utilizzando la funzione .lock, sappiamo che possiamo selezionare sia su righe che su colonne, quindi selezioniamo innanzitutto quelle che hanno gender, che è uguale per esempio a male, e selezioniamo la colonna annual income, chilo dollari, migliaia di dollari. Fare più chiarezza. Sulle righe selezioniamo dove il gender è male e selezioniamo la colonna annual income. Questo ci ritorna semplicemente quella colonna, con 88 righe, che è appunto il numero di male che abbiamo all'interno del dataset. Quindi questo lo potremo chiamare male income. Per il female income, chiaramente basta sostituire male con female. Ok, queste due variabili adesso possiamo costruire due plot in cui vediamo la distribuzione delle variabili. Si potrebbero fare dei boxplot, però preferisco far vedere esempi diversi di come fare cose simili. Insomma, poi uno può anche decidere in base ai propri gusti. Creo due subplot. Queste, insomma, siamo abituati a vedere ormai con matplotlib fig ax uguale subplots. Creo quindi la mia variabile ax in cui specifico di andare a disegnare poi a Seaborn. Con la funzione distplot male inc vi specifico qual è l'asse. Vediamo cosa succede. Manca un attimo. Ok, vedete, mi mostra, diciamo, l'istogramma della mia variabile, mi mostra anche una versione continua, diciamo,
io posso anche specificare di nascondere l'istogramma, così mi mostra semplicemente la linea. Stesso modo posso plottare female ink. Quindi vediamo che in arancione, possiamo anche specificare che questo è quello di female e questo è quello di male tramite l'argomento label. Vedete che in blu abbiamo l'income del male e in arancione l'income del female, quindi diciamo sono comunque abbastanza simili. Ci sono delle differenze, si notano soprattutto tra gli anni, tra questi income qua. E diciamo che vanno giù in maniera un po' meno drastica l'income del female, mentre ci sono chiaramente poi qua si riprendono in short sales di email, quindi ci sono insomma i più ricchi, i clienti più ricchi, ci sono più clienti ricchi maschi che i clienti ricchi femmine. Questo probabilmente riflette anche chiaramente delle condizioni socio-economiche che sono presenti all'interno della società. Senza discuterne oltre, però teniamo conto che tutti i bias che ci sono all'interno della società e che possiamo percepire o no, sono riflettuti, si riflettono anche poi in tutti i dataset che possiamo, di cui possiamo imbatterci in generale. Ok, quello che voglio fare ora è creare una nuova colonna. In cui abbiamo, diciamo che nel notebook che vi passo è fatto in un certo modo, qui lo faccio in maniera diversa, e lo faccio diciamo senza l'utilizzo di una funzione, ma in maniera un po' più da pandas, come lo farei io. Quindi crea una colonna che è age label, che ci dice semplicemente una categorica che ci dice se l'età è, diciamo che è un giovane, diciamo, un middle age, un meno giovane o un senior. Quello che farò quindi è questo. Creo una colonna chiamata age label e la inizializziamo alla stringa vuota. Quello che è successo è che appunto mi ha creato una colonna completamente vuota. Ora faccio così. Seleziono la sig label dove age è minore. Vi ricordo che si può fare sia con la notazione con si può selezionare una colonna da un data frame, sia con la notazione a dizionario, quindi specificando la chiave come una stringa all'interno delle quadre, o anche attraverso l'utilizzo del punto. Non si può fare se c'è lo spazio. A NoLincoln, per esempio, non posso farlo. Seleziono questa colonna e seleziono dove questo è minore di 35. Minore o uguale. Così rimango una cosa. Otteniamo una maschera di questo tipo, dove sono dei true e dei false. Ora scrivo questo. Segdf.lock. Come abbiamo fatto prima. Di dove succede questa cosa, quindi dove age è minore di 35, questo mi ritorna 98 colonne, in cui le age sono sempre minori. Io seleziono la colonna age label, che è tutta vuota, e specifico che voglio avere dentro il valore ma se io vado a vedere cosa c'è in segdf, vedo che dove c'è un'età, altrimenti non mi trovo niente perché è ancora vuoto. Stessa cosa, allora la possiamo fare anche per le altre età, quindi se questa è maggiore di 35 e tramite l'utilizzo delle parentesi specifico anche l'altra condizione, quindi se segdf.age è minore o uguale di 60. Lo chiamiamo middle e altrimenti maggiore di 60 lo chiamiamo senior. Andiamo a vedere e ci troviamo. Per esempio, possiamo fare age label value counts e ci troviamo 98 youth, 85 middle e 17 senior. Notate che quando fate il value counts potete anche passare il valore normalize, specifichiamo true, e quindi ce lo normalizza sul conteggio totale. Quindi abbiamo circa il 50% di youth, il 43% di middle e diciamo lo 0,09% di quasi l'1% insomma di senior. Quello che proviamo a fare ora è utilizzando Seaborn, di fare vedere un po'
come le variabili sono in relazione tra di loro, le variabili numeriche, diciamo quantitative. Per farlo facciamo un plot, che è chiamato un perplot, dove plottiamo tutte le variabili una contro l'altra. E è molto diretto, nel senso che basta utilizzare la funzione perplot di Seaborn, specificando segdf, che è il nostro dataset. Ci mette un attimo, chiaramente perché non sto facendo un plot, ma ne sto facendo ben 9. Eccolo qua. Qui vediamo sulle righe, sulle colonne, le stesse variabili, in corrispondenza della diagonale, quindi age contro age, chiaramente ci fa vedere qual è l'istogramma, quindi la distribuzione che abbiamo, e si vede anche come sono plottate, diciamo, gli scatter plot di una variabile contro l'altra. Chiaramente si possono controllare questi plot con una quantità di parametri, di colori, le trasparenze, i bordi, tutto quello che volete. In questo momento lo facciamo un po' più base. Vediamo che è molto interessante notare che spending, score e age, diciamo che c'è una specie di relazione che possiamo vedere. Diciamo che sicuramente lo spending score è molto alto, cioè i valori maggiori di spending score, diciamo sopra il 60, si raggiungono semplicemente sulla classe di clienti che hanno un'età compresa tra 20 e 40 anni. Mentre i valori al di sotto di questa soglia di 60 sono specificati su tutti. C'è anche da vedere che, insomma, sembra un po' meno denso lo spending score su valori, diciamo, un po' più bassi. I valori più bassi di spending score sono un po' meno presenti, sono belli diluiti su tutto l'anno, su tutti gli anni. Questa è una prima informazione interessante che vediamo da questo uno dei plot che abbiamo del perplot. Non è l'unica che vediamo. Una molto interessante, chiaramente questa matrice, diciamo, è triangolare, e viene però ruotata in un certo modo. Infatti questo plot è lo stesso che trovereste anche guardando age contro spending score qua. Quindi si vede la stessa cosa, solo che gli assi sono chiaramente scambiati. L'altro plot molto interessante, secondo me, è questo qua. Annual income contro spending score. Quindi quanto un cliente guadagna annualmente contro qual è questo score che gli è stato dato dal mall. Allora, per vederlo un po' meglio, e per far vedere anche un'altra funzionalità di Seaborn, facciamo un joint plot. Questo joint plot è più facile vederlo che spiegarlo, quindi semplicemente realizziamo lo stesso plot, quindi annual income in kilo dollari contro lo spending score 1,100. E gli specifico che vorrei vedere degli scatter. Mi fa un plot in cui, oltre a vedere, diciamo, come sono, come è ogni punto, la relazione tra spending score e annual income, mi fa vedere anche gli istogrammi delle due variabili. Così in un'unica visualizzazione si vedono entrambe le cose. Quello che si vede sicuramente è che l'annual income, come avevamo già visto, scende molto sopra una certa soglia, che è quella circa degli 80. Scende chiaramente molto. Diciamo, i più frequenti sono quelli tra il 40 e il 60. Ora qua si intravedono, secondo me, 5 gruppi abbastanza ben definiti, no? Diciamo, possiamo guardare quelli che hanno un annual income molto basso, diciamo, il più basso che ci sono, che sono tra i 20 e i 40, e vediamo che lo spending score, che ci sono due classi ben distinte, che sono tra 0 e 40 e tra 60 e 100. Quindi questi sembrerebbero persone che spendono molto, per quanto, diciamo, siano tra quelli che guadagnano almeno annualmente tra i clienti del mall. Quindi, diciamo, probabilmente molto affezionati, potremmo dire, spendono molto all'interno del mall e non guadagnano cifre, diciamo, sono tra, diciamo, i percentili più bassi, quindi comunque spendono molto all'interno del mall di quello che hanno. Mentre questi qua sono quelli che ci vanno più raramente. Quindi potrebbe essere, dal punto di vista del mall, interessante fare una marketing campaign apposta per loro, per studiare meglio loro perché vanno lì così poco. C'è appunto questo annual income, tutto, diciamo, qua concentrato, quelli che hanno tra 40 e 70 hanno uno spending score tra 40 e 60, diciamo che sono persone nella media, che spendono nella media, e quindi sono gli unici che hanno quei valori lì. Questo è molto interessante, vuol dire che, diciamo, sono abbastanza soddisfatti, spendono lì abbastanza cose, probabilmente sono dei risparmiatori, cercano anche di spendere da altre parti, che comunque, diciamo, rappresentano questa fetta dello spending score.
del MOL. E infine abbiamo quelli con l'annual income più alto. Beh, ce ne sono alcuni che hanno uno spending score altissimo, quindi tra 60 e 100, e che chiaramente sono clienti super affezionati che spendono un sacco di soldi lì e il MOL è giusto contenta. E c'è probabilmente una fetta poco interessata ad acquistare lì, che però è molto interessante per il MOL, perché guadagnano molto, ma diciamo non sono clienti particolarmente affezionati. Forse potrebbe essere interessante cercare di concentrarsi su di loro per fare una campagna di marketing. Ora, mi fermo un secondo per vederci se sono domande. Che valore è rappresentato nell'asse Y del plot degli income? Bella domanda, perché non so a quale si riferisca, però immagino che questo si riferisse a questo. Questa qua è la densità. Se non sbaglio, esatto, questo dovrebbe essere, diciamo, il valore massimo, diciamo, di income è questo qua, e raggiunge l'1,4% del totale. Come valori, quindi è come se fosse, diciamo, se noi vedessimo un istogramma, è un istogramma normalizzato, quindi sul conteggio totale, non sul, quindi non è la frequenza, ma appunto è normalizzato a 1. La linea di codice 30, sperando che non sia cambiata nel tempo, sia questa. Spero di sì. Se no, se me la risegnate, cerco di non eseguire più, se in caso me la risegni. Questa qua sto creando un oggetto figura, un oggetto asse. Figura vuol dire tutta la figura che abbiamo qua. L'asse vuol dire proprio il canvas in cui andiamo a disegnare. Quindi semplicemente specifico tutte le chiamate di Seaborn. Questo è l'asse su cui disegna. Disegno su questo asse, disegno su questo asse. Abbiamo male ink e female ink, che è appunto i due income che abbiamo calcolato prima, selezionando prima su gender, sulle righe e la colonna income. E entrambi specifico di disegnare sullo stesso asse, così mi disegno sulla stessa tela, diciamo. Non voglio vedere l'istogramma e gli assegno una label. Spero sia un po' più chiaro ora. Ok, quindi infine quello che vogliamo fare è utilizzare un algoritmo di clustering per vedere questa cosa qua, per cercare di capire se si riesce a fare qualcosa, a cercare di clusterizzare utilizzando queste due variabili e basta. Chiaramente il clustering, e questo è molto importante, è sempre, e in generale le tecniche non supervisionate sono sempre, in mio parere, un po' più difficili perché bisogna specificare bene il problem setting che abbiamo, quello a cui siamo interessati, quello che cerchiamo di trovare, e una volta trovato qualcosa vedere se ha senso oppure no, perché non abbiamo una accuracy che possiamo calcolare, non abbiamo una label che ci dà qualcuno, dobbiamo semplicemente applicare un algoritmo e vedere se il risultato ci convince oppure no. Può convincere qualcuno e non convincere qualcun altro. Un bravo data scientist, diciamo, cerca di costruire una storia ben dettagliata e approfondita sui risultati, senza cercare di inventare nulla. Quello che facciamo qua è direttamente un unico test, perché non ho il tempo di farne molti altri. Cercando di capire fare un clustering, per esempio, su queste due variabili che abbiamo visto ci sembrano essere interessanti, si distinguono questi cinque gruppi tra annual income e spending score. Non escludo che ci potrebbero essere altri clustering interessanti da fare. Quindi importiamo da Scikit-learn il modello K-means, che specifichiamo un numero, funziona così, specifico un numero di cluster che voglio trovare, in questo caso 5, e lui cerca appunto di raggrupparle in modo che gruppi di dati siano il più possibile, appartengano allo stesso cluster, quindi cercherà di trovare questo come un cluster, questo come un cluster, questo come un cluster, sperabilmente. Una volta che l'ho importato, quello che faccio è crea una variabile chiamata class data, quella che uso per fare il clustering, e dentro seleziono l'annual income, sempre in kilo dollari, e lo spending score da 1 a 100. In questo modo ho selezionato semplicemente quelle due colonne. Quello che voglio fare ora è costruire il mio modello sul notebook che poi vi allegheremo attraverso la piattaforma. Ci sono molti più dettagli, vi invito a cercare di leggerli, di capirli. Il modello appunto è questa tecnica di K-means, una tra le tante, chiamato top-down perché specifico io il numero di cluster invece di cercare
diciamo, di avere un grafico in cui mi viene mostrato quale sarebbe il risultato di cluster che emergerebbero naturalmente dai dati. Quindi facciamo il fit. Come prima, è un modello machine learning, faccio un model.fit e gli do i dati che voglio fittare. Non devo dargli una label perché unsupervised, non supervisionato, non ho una verità. È un algoritmo che cerca di estrapolare qualcosa dai dati. A questo punto, cosa faccio? Come prima, sempre un modello di machine learning, oltre ad aver fatto il fit, posso anche specificare, fare il predict. Quindi prendiamo il mio modello. Non ho bisogno di fare split tra training e test in questo caso perché non ho nulla in realtà con cui testarlo, anche se ci sarebbero delle variabili dei modi, delle tecniche di model selection, anche in non supervisionato, ma sono molto avanzate. E quindi il mio professore di model selection mi perdonerà, spero. Quindi abbiamo segdf, abbiamo la variabile cluster e facciamo un predict dandogli dentro i dati e lo salviamo nella colonna cluster di segdf. E qua vediamo che c'è tutta una colonna in cui per ogni cliente abbiamo assegnato un cluster. Questo cluster è un numero, va da 0 a 5, va da 0 a 4 perché abbiamo specificato che volevamo 5 cluster. Non sappiamo nient'altro di questi, non sappiamo a cosa ogni cifra si riferisca, questo è il compito nostro, andare a vedere cosa sono. Selezioniamo la variabile cluster, chiamiamo value counts, il nostro solito istogramma testuale. Vediamo che ne ha trovati moltissimi appartenenti alla classe 2, cerchiamo di vedere, ma forse qualcuno potrebbe aver intuito che cos'è, e gli altri invece molte meno. A questo punto possiamo fare un plot. Facciamo un plot, utilizziamo sempre SNS, Seaborn, facciamo uno scatterplot e plottiamo. Allora, come x, facciamo lo stesso plot di prima, no? Quindi lo stesso che avevamo realizzato qui. Quindi posso anche quasi copiare questa cosa qua. Così recupero qualcosa. Data specifico in fondo che vogliamo segdf, chiaramente. Come x abbiamo l'annual income, come y abbiamo lo spending score, kind non mi serve. E specifico anche una variabile, un parametro hue, che è il colore, la tonalità, e specifichiamo che di utilizzare la variabile cluster per la tonalità. Quindi mi colorerà ogni punto del mio plot su cui sulla x c'è l'income e sulla y c'è lo spending score sulla base del cluster. Quindi mi aspetto che a cluster dello stesso valore otterremo colore uguale. Questo è il nostro plot. Ora vedete che il modello di clustering è effettivamente riuscito, non so perché la leggenda non mi metta il 2, però va bene così. Quello che succede è che mi mostra 5 diversi cluster, che è quello che abbiamo ottenuto con l'algoritmo di clustering, che sono effettivamente quelli di cui abbiamo provato a raccontare una storia prima. Chiaramente la storia va ancora validata, non sappiamo bene se sia davvero così o no. Però siamo riusciti a ottenere 5 colori diversi, 5 cluster diversi, e l'algoritmo di clustering potremmo dire che ha senso. Siamo riusciti quindi a costruire non semplicemente questo plot, ma un modello che preso esempio gli altri 100.000 clienti di questo mall, che utilizzano algoritmi simili per assegnare lo spending score, abbiamo un modello che ci permette di sapere a che gruppo si riferisce. Chiaramente gruppo 0, 1, 2, 3, 4 non vogliono dire nulla, bisogna assegnare una label a questi. Per esempio, affezionati clienti potrebbe essere per esempio questo qua che è il colore credo 0 che sono quelli che hanno un spending score molto alto anche se hanno un annual income diciamo relativamente basso rispetto alla distribuzione degli income del nostro dataset. Potremmo avere quelli in cui dovremmo cercare di fare più marketing che sono questi qua che sono quindi probabilmente il colore 1 perché questo sia il colore 2 si vede subito perché esatto sì. Questi qua sono quelli più presenti, quelli più densi, quelli di cui abbiamo 81 punti, che sono il 2, che qua non sono rappresentati in leggenda. Questi qua sono quelli su cui dobbiamo fare una marketing campaign, può essere. Potremmo usare un nostro modello per. Abbiamo un nuovo cliente, direttamente gli assegniamo a questo gruppo e sappiamo che su quelli dobbiamo fare una certa campagna di marketing, per esempio. Chiaramente questo è un esempio legato al marketing, ma si può applicare il cluster in qualsiasi altro tipo di caso. Per esempio anche testuale, no? Cercare di capire cosa vengono utilizzati all'interno di certi testi per cercare di fare il clustering dei testi. È mezzogiorno, io vi chiedo la pazienza ancora di qualche minuto e vi chiedo di
di rispondere sempre su Menti, quindi sempre il solito sito, sempre il solito codice, di rispondere a cosa, non c'è più nessuno su Menti, penso possiate entrare però, di come vi è sembrato il webinar di oggi. E anche di lasciare dei feedback in generale sul webinar di oggi, ma anche su tutto ciò che è stato il corso, quindi Python Data Science. Qualsiasi commento, qualsiasi dubbio, qualsiasi suggerimento sono più che apprezzati. Vedo che qualcuno è uscito. Qui avete l'ultima slide su quale potete inserire feedback e suggestions about the course. Certo, il notebook comunque poi lo caricheremo questo pomeriggio. Spendo un attimo, un secondo, mi dispiace per la... ho visto in chat, lo metterò sotto un attimo, il notebook. Vi rifaccio notare quindi che abbiamo come siti Kaggle, che è sicuramente molto utile come risorsa sia per trovare dei dati, sia per trovare dei notebook che ci spiegano altre cose. Sicuramente molto molto comodo, molto molto ben fatto. È anche, diciamo, community based, quindi ci sono tutta una serie di voti, di upvote di chiunque per dire se insomma un notebook è più o meno affidabile, più o meno fatto bene. Ci sono altre, chiaramente altre risorse. Una è Reddit, qualcuno forse lo conosce, c'è una subreddit, è una specie di forum reinventato, in parole povere. Si chiama Data is Beautiful, poi ve lo linkerò. In quell'interno si trovano un sacco di visualizzazioni. Di tantissimi dataset diversi, fatti con tecnologie diverse da parte di utenti, che mostrano un sacco di quello che sono, a cui sono affezionati o più interessati. Possono essere cinema, politica, storia, insomma, cose. Vengono fatte un sacco di visualizzazioni molto, molto belle e interessanti, molto spesso. Un altro sito è data.world, in cui potete trovare degli open dataset da scaricare e su cui giocare, anche qua molto interessanti. E infine vi faccio notare come adesso, conoscendo un po' di Python e conoscendo un po' di questo, uno potrebbe anche pensare di prendere Twitter, l'API di Twitter. Ci sono una miriade di guide anche per questo, online, da utilizzarle per Python. Scaricare dei tweet, i tweet di oggi, i tweet che parlano di un film o quello che vi pare, e poi cercare di analizzarli facendo delle visualizzazioni, dei conti, non so, dei piccoli modelli di clustering, di classificazione sui tweet che ci sono, che avete scaricato, quindi. Rimostro il notebook che mi era stato chiesto, e per il resto, qui in fondo, immagino. Top model fit, perfetto. E per il resto ho terminato qua, quindi vi ringrazio tutti per la pazienza di avermi seguito. In queste quattro lezioni, e davvero lascio feedback su Menti perché penso sia la cosa più comoda. Grazie.